La mia salvezza di chi avrò paura, il Signore è difesa della mia vita di chi avrò timore. Sapienza, la prima lettera ai Corinti, siamo attenti, non voglio che ignoriate fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare. Tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano in faccia da una roccia spirituale che le accompagnava e quella roccia era il Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perciò furono abbattuti nel deserto. Siamo attenti, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano, e subito mentre egli usciva dall'acqua vide spalancarsi i cieli e lo Spirito scendere sopra di lui quasi colomba, e dal cielo una voce si fece udire: tu sei mio figliolo diletto, in te ho posto le mie compiacenze. Che sì.
sia santificata quest'acqua con la virtù e la potenza e la venuta dello Spirito Santo, preghiamo il Signore. Affinché discenda su queste acque l'azione purificatrice della sovrasostanziale Trinità, preghiamo il Signore. Affinché siano donate ad esse la grazia della redenzione e la benedizione del Giordano, preghiamo il Signore. Affinché noi possiamo essere illuminati con il lume della condizione e della pietà per la venuta dello Spirito Santo, preghiamo il Signore. Signore, pietà. Perché quest'acqua possa divenire dono di santificazione, lavaggio dei peccati per la guarigione dell'anima e del corpo, e di dono per ogni utilità, preghiamo il Signore. Perché quest'acqua divenga sorgente di vita eterna, preghiamo il Signore. Affinché si manifesti riparo contro le insidie dei nemici visibili e invisibili, preghiamo il Signore. Per coloro che ne attingono e ne prendono per la benedizione delle loro case, preghiamo il Signore. Perché possa servire per purificazione delle anime e dei corpi di queste acque all'invisibile manifestazione dello Spirito Santo, preghiamo il Signore. Affinché il Signore il Dio esaudisca la voce della preghiera di noi peccatori e abbia misericordia di noi, preghiamo il Signore. Affinché ci liberi da ogni afflizione, ira, pericolo e necessità, preghiamo il Signore. Oggi le nuvole dal lato del cielo fanno fiorire all'umanità la dolciata della giustizia. Grande sei, o Signore, prodigiose sono le opere tue, e nessuna parola può essere sufficiente né già le tue meraviglie. Grande sei, o Signore, prodigiose sono le opere tue, e nessuna parola può essere sufficiente né già le tue meraviglie. Grande sei, o Signore, e prodigiose sono le opere tue, e nessuna parola può essere sufficiente né già le tue meraviglie. Dunque, Dio, amico degli uomini, si presenti anche ora per la venuta del tuo Santo Spirito e santifica questa acqua. Tu stesso dunque, o Re amico degli uomini, sii presente anche ora per la venuta del tuo Santo Spirito e santifica questa acqua. Tu stesso dunque, Re o amico degli uomini, sii presente anche ora per la venuta del tuo Santo Spirito e santifica questa acqua. Stesso anche ora, Signore, santifica quest'acqua col tuo Santo Spirito. Tu stesso anche ora, Signore, santifica quest'acqua col tuo Santo Spirito. Tu stesso anche ora, Signore, santifica quest'acqua col tuo Santo Spirito. Salvo, Signore, i tuoi servi e fedeli nostri governanti. Pace a tutti. Inchiniamo il nostro capo al Signore. Arrivato a conclusione, immergendo la torre sulle acque, nelle acque viene poi la discepola dello Spirito Santo, la colomba. Fatto santificazione delle armi, dei corpi, costi, e a te rendiamo la gloria, il ringraziamento e l'adorazione al Signore, al Padre tuo, l'Eterno, il tuo Santo Spirito, con il sempre dei secoli dei secoli. Nel mio nome.